qui dietro ora non si vede, ma io sono davanti ai cancelli della Ferrari, sì. Perché oggi c'è un evento che dopo tanti anni non rifanno, ovvero sì, la Notte Rossa a Maranello, che dalle 6 in poi aprono i cancelli e si possono ammirare tra le viuzze di tutta la fabbrica le Ferrari. Sì, la via principale dicono che sia aperta. Enea, sei pronto ad andare a vedere le Ferrari? Sì, mi devo ancora svegliare, mi devo ancora svegliare. Ora si parte, ragazzi, si parte. Salve! Buonasera! Buonasera! Voi. Vuoi camminare un pochino? Sì? No. Questa qui è la Galleria del Vento. E mi spiegava Tony che è la Galleria del Vento dove testano solamente le Formula 1. Perché quella del Gran Turismo, quella del Gran Turismo mi dicevi che in realtà è dall'altra parte di là. Sì, 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 è dall'altra parte. E qui fanno solamente lavorazione meccanica motori. Cioè qui nascono i motori, il cuore pulsante di una Ferrari. Nasce qui dentro. Ma se scavalcassi se ne accorcerebbero secondo voi? Penso di sì, penso di sì. Compositi GES in sostanza è dove tutti quanti le parti in carbonio della Formula 1 vengono, se non ho capito male, create. Quindi praticamente qui dentro ci sono tutti quanti i pezzi delle Formula 1 che noi vediamo in televisione. Di qua, non questo, ma dietro questo stabilimento c'è la fonderia dove danno vita a tutte le componenti meccaniche. Giustamente, se tu hai tutto il processo lavorativo di evoluzione, di produzione di un mezzo, puoi anche tener conto della sua affidabilità. Perché se tu te lo produci da solo e sai anche come l'hai fatto. Quindi, in questo modo, tu sei vincitore e perdente. Dipende poi sempre da te come tu lavori fondamentalmente, perché i pregi e i difetti sono tutti quanti tuoi. Qui siamo nella parte storica. Qui c'è l'ingresso con lo Ah, il cancello, questo me lo ricordo il cancello. Questa è la palazzina storica della Ferrari, quindi erano questa parte qua dell'ingresso e questa qui. Questa era dove si sviluppava Ferrari, poi nel corso del tempo si è ampliata. Ora, qui sopra, c'è la scritta quella storica, Ferrari, Enzo Ferrari e la sua capacità di creare e dar vita a tutto questo. Mi sono perso mia moglie, compagna e figliolo. Che succede? Perché non vieni? Perché c'è il semaforo rosso. Cioè, apre... Abbiamo insegnato molto bene che il semaforo rosso ci si ferma. Almeno hai imparato il rosso-verde del semaforo. È emozionante poter aver camminato dentro la fabbrica. Questo è il reparto corse. Ma tu un chilometrino, un giratino a Fiorano l'hai mai fatto? Sì, 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 sì. Ho guidato sia io e non sono un pilota. Che macchina? Avevo fatto il 488 pista. Invece accanto al collaudatore avevo fatto il giro in pista con la Ferrari. Con la Ferrari. Come ho letto un articolo da una parte che uno sceicco come bomboniera ha regalato, non mi ricordo quale modello di Ferrari, come bomboniera dava le Ferrari. Se io e te ci facessimo riprodurre un testa rossa da dare come bomboniera ai nostri invitati, basta che probabilmente teniamo anche una per noi. Svegliati amore dai sogno, grazie. Ma basta anche un modellino. Sì, ah, ecco, forse quello. Corri come le Ferrari, vai veloce. Bravo, vai, vai. Eccolo, se non macino vieni. E ci è rimasto male, piccolo. È andato bene il crash test, Neta? Sì? Ecco, l'airbag è esploso ora però. Io sono venuto per vedere la fabbrica Ferrari, ma soprattutto per vedere tutti questi gioielli qua dietro, che ce ne stanno tantissimi, tanti e belli. E questo stadino qui dietro? Ma quanto è bello stadino. Che spettacolo. Non oso immaginare quanti milioni di euro ci siano qua per terra adesso, fermi a stazionare. Che colorazione bella questa rossa nera con la striscia bianca. Ma è spettacolare. 328 GTB. Un'altra Ferrari che da che sono piccolo mi ha sempre stuzzicato. Sono stupendi. Io spero con tutto me stesso questa sera di riuscire a vedere una Ferrari F40. Enea, ti sei fatto la Ferrari? È tua la macchina? Sì? Arrivo. Vago anch'io. Corri, mamma! Corri! Dai, che partiamo, andiamo veloci! Aspetta la cintura, vai! Tutti a fare ok? Ok a Tony? Ok! Giustamente il giallo ufficiale è quello... Perché il primo colore, se le Ferrari quando sono nate erano gialle, se non ricordo male. Non erano rosse. No. Erano gialle. E perché l'hanno cambiato rosse? Tu lo sai? No, purtroppo no, però... Mi hanno sempre detto il colore ufficiale è già. Questa tonalità qua. Sì. Guarda che cerchio bello che c'è qua. Guardate ragazzi. Enea, ti piace questa moto? Ti piace? Moto. Macchina! Ti piace questa macchina?
Ah, lui canta gli SDC in questo momento. Ok. Vabbè, anche se canta rock e SDC ci piace. Dai Marta, domani te facciamo 6 anni. Quali mi regali? Dimmelo ora qual è di queste la mia. Così facciamo subito un giro ora. Dai, dimmelo. Dimmi prima qual è la mia. E quella che... devono ancora produrre la tua, perché è talmente particolare. La tua la devono ancora pensare. Ma che sta di cazzo, abbiamo ancora devo pensarla, ma fregato, le donne sono sempre un passo avanti. Carbonio. Rompere uno di questi cerchi, ragazzi, è come dire pagare un anno di stipendi per ripagare il danno. Maiala. Qui abbiamo l'evoluzione in tutte le sue più massime espressioni, anche se non è un modello recentissimo. E qui abbiamo quella che è una storia. E sicuramente fra le due, fra questa e questa, lei dona a chi la guida molte più emozioni, molte più sensazioni vere. Cioè qui per guidare questo mezzo bisogna litigare con il mezzo stesso. Cioè perché il cambio va messo con cattiveria. Per farla curvare bisogna farla inserire in curva con tanta ignoranza. Io mi viene in mente quando Davide Cironi, si chiama così, sì, guidò la F40, lì quando vidi quel video ho sognato al posto suo. Lui che coronò quel suo sogno guidando quel mezzo e io vorrei tanto poter guidare una Ferrari. Se qualcuno di voi ha una Ferrari in garage e vorresti farmi fare un giretto, ecco, contattatemi, io volentieri lo faccio. O c'è l'F40! Questa per me è la Ferrari per eccellenza. E dell'associazione è spettacolare. Abbiamo Viper Bank. Dio, che sogno che è per me quella. Abbiamo il contributo di DTS 2R Tubi Style, imprese di Le Bertoni. Spettacolare, ragazzi. Comunque, Tony, voi lo conoscete ora, ma in realtà fra poco lo vedrete, o forse l'avete già visto, sapete, non lo so. E qui un canale un po' tutto un casino. Hai venuto a partecipare al tour delle Dolomiti, il Dolo Tour! Bellissimo. E ora, sincero, com'è stato? Bellissimo. Sei divertito? Molto. Poi organizzato davvero bene. Chi vuole, cioè, da fare. Bello. Però muovetevi perché i posti volano, vanno via come il pane. Direi che siamo stati anche fortunati, Marta. Fra tutte le macchine rosse costosissime, e ne ha fatto la sua scelta. Ci costa 1 euro. Vero? Una macchina rossa perfetta per Enea, misura, grandezza e soprattutto mantenimento, 1 euro ogni tanto quando la vuoi accendere. Da bravo youtuber quale sono, mi sono dimenticato di salutare Tony e ringraziarlo quando è andato via, vero? Sì. Sono pessimo. Comunque, ora noi facciamo ancora un po' di passeggio, Enea ha preso il ciuccio perché si sta addormentando palesemente. Ora noi ci godiamo ancora un po' di tutta questa bellissima gente, queste belle Ferrari. E questo video domenicale è stato bellissimo. E Tony, te lo dico qua, grazie ancora da parte di tutti e tre per questo bellissimo pomeriggio passato insieme. Grazie, grazie di cuore. E noi ci vediamo al prossimo video. Quando è che si fa? Oggi domenica, quindi? Martedì. Ha imparato. Martedì. Ciao ragazzi.